Il mio non sol, ma l'altrui ben procuro. Storie di api, miele, apicoltori, di Imola e dintorni. Lo ha scritto Alessandra Giovannini, pubblicato dalla Mandragora, con il contributo di tanti amici apicoltori imolesi, ma anche una tradizione antica che si perde nelle storie della città, ma non solo. Hanno collaborato anche le api, perché in realtà sono loro le protagoniste, per quelle che le abbiamo messo in copertina, perché in realtà tutto nasce da loro. E gli uomini e le donne, apicoltori e apicoltrici, non hanno fatto altro che raccogliere ciò che queste api nei secoli dei secoli hanno fatto, dalla preistoria ad oggi, ma senza andare troppo indietro, gli uomini, gli apicoltori che hanno fatto la storia e che ricordiamo in questo libro, hanno dato una svolta a quello che era un semplice, se possiamo dire così, nettare, un semplice alimento, e le hanno aiutate nel loro lavoro. Oggi anche le api lavorano meglio, stanno meglio, ma certo i problemi sono tanti, ma non è questo di cui vogliamo parlare. Tanti nomi che hanno fatto la storia dell'apicoltura, che è diventata un'apicoltura moderna, ma che naturalmente continuerà a svilupparsi, chissà come, chissà quando, grazie anche a tutti i giovani che stanno intraprendendo questo mestiere, che è soprattutto una grande passione per gli animali, per la natura e per ciò che loro possono offrire. Ecco, il libro, diciamo, racconta una storia universale, divaga anche attraverso tutta l'Emilia-Romagna, però il focus è proprio sull'Imolese. Le api qui sono collegate con la città dei matti. Sì, la città dei matti, perché per un puro caso, quando a Imola c'erano i manicomi, diciamo periodo anni 60, c'è stato un infermiere con questa passione personale per le api, una passione che ha trasmesso ad altri suoi colleghi, e quindi si sono trovati in tanti colleghi infermieri dei manicomi di Imola, assieme a loro i fabbri, i falegnami, gli autotrasportatori, perché nel mondo delle api c'è un po' di tutto. Un'altra piccola storia che aggiungiamo ai manicomi, rimanendo nel territorio imolese, che è quella dell'Istituto Scarabelli di Imola, un importante istituto della nostra città, un'importante scuola della nostra città, dove già dai primi dell'Ottocento c'era, guarda caso, un apiario, perché era già allora considerato qualcosa di veramente prezioso e importante. Il mondo dell'apicoltura imolese e il mondo con api insieme per questo progetto che racconta una realtà con risvolti anche inediti. Ma sì, sono in parte la stessa realtà, perché Conapi è una cooperativa di apicoltori, ci sono apicoltori in tutta Italia e diversi apicoltori sono proprio a Imola. A Imola alcuni di questi, uno in particolare, Maurizio Nanzioni, che da anni fa un po' da collettore di quelle che sono le memorie dell'apicoltura di questo territorio. La peculiarità dell'apicoltura imolese è quello che era motivo di fama per Imola alcuni decenni fa, che era la città dei matti, tre manicomi. Cosa c'entra i matti o i manicomi con le api? C'entra che alcuni apicoltori, praticamente degli ex infermieri, si sono contagiati di questa follia, di questa pazzia, perché anche il mondo delle api è un mondo folle, e l'hanno trasmessa ai colleghi. Tant'è vero che intorno a Imola in alcuni anni c'erano oltre 60 apicoltori, quindi una realtà ben importante. Oggi, oltre alla follia delle api e degli apicoltori, c'è però la follia dell'uomo, che non ha molto a che fare con le api, quindi l'ambiente, l'inquinamento, la cementificazione. Le api sono brave perché si rifugiano su piante allottone, vedi i cosiddetti mieli alieni, però insomma fanno fatica, la sopravvivenza è diventata anche un loro problema. Oltre il 75% di quello di cui noi ci cibiamo dipende dall'impollinazione, e le api sono le impollinatrici principi. Praticamente un alveare rende un apicoltore alcune decine,
100 euro, 120 euro, insomma, poi negli ultimi anni questo reddito è molto diminuito, nell'ultimo anno in particolare. C'è un famoso zoologo che ha stimato qual è l'impatto positivo delle api, l'apporto delle api all'ecosistema, si parla di 1200 euro ad alveare, quindi tanta roba, veramente sono importanti, sono fondamentali. Le api non se la passano tanto bene, ormai tutti i media ne parlano. Come valutiamo? Non abbiamo dei numeri precisi, però un indice importante è non il numero di alveari, sono censiti, catalogati, ma qualsiasi apicoltore, quando si trova un danno in apiario degli alveari che muoiono, cosa fa? Cerca di rimpinguare, di ricostituire il patrimonio. L'indice importante, drammatico, è la produzione. Produzione, uno dice, vabbè, le api non fanno miele, ma gli apicoltori forniscono questo servizio gratuitamente alla collettività, tutta l'agricoltura in primis, perché c'è un raccolto che è quello del miele, mancando questo manca il reddito. Oltre a mancare il reddito, aumentano notevolmente i costi di produzione, di accudimento delle api, quindi la necessità di dover intervenire anche con delle nutrizioni supplettive, perché le fioriture non sono sufficienti a mantenere, a garantire la sopravvivenza delle api. Quindi è una situazione molto difficile. Stiamo lavorando col mondo della politica a più livelli, dal livello locale al livello nazionale ed europeo, per studiare, trovare, in alcuni casi collaboriamo anche con altre filiere agricole, siamo agricoli anche noi, agricoltori anche noi, per trovare dei percorsi comuni e cercare di uscire da questa situazione di grande difficoltà. Ci troviamo di nuovo al birrificio Oldo, sempre qua a Reggio, e ci hanno preparato nel frattempo delle splendide focacce, con me Fernanda Stoian che le ha preparate. Vedete anche il pomodoro, abbiamo parlato tanto di pomodoro prima. Allora Fernanda, raccontaci un po' come hai prodotto, come hai fatto, e anche una bella presentazione, queste focacce contadine. Diciamo che una delle nostre focacce più importanti che abbiamo sempre avuto è quella con le verdure, dove va comunque sempre introdotto il pomodoro fresco, a parte il colore, però anche il gusto, devono essere sempre cose fresche, quindi è una delle focacce che viene più, diciamo, più gustata di tutti. Poi abbiamo un'altra focaccia che è una new entry, che l'abbiamo avuta da poco tempo, che anche questa ha fatto furore. È uno stinco che viene saltato in padella con la nostra birra, la Reggia, che è una abbastanza robusta, dove viene aggiunto anche la conserva di pomodoro, e sopra viene messo del tomino per dare quel sapore del, diciamo, del gusto un po' più deciso. Abbiamo deciso di fare queste focacce, diciamo, una diversa dall'altra, però per ogni gusto ce ne sono. Insomma, è dove il pomodoro è sempre presente, sì, sostanzialmente. Esatto. Beh, bene, quante cose buone, ma soprattutto come vengono presentate anche molto bene. Abbiamo detto che queste focacce, lo dicevi prima, vengono fatte, prodotte anche con ciò che voi coltivate, no? E quindi il malto che entra in queste focacce, nell'impasto. Sì. Bene, allora ringrazio Fernanda, ringrazio Andrea che ci ha raccontato, insomma, la sua esperienza come mastro birraio, posso chiamarti così? Sì. Bene, e siamo veramente al termine di questa puntata e vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Ci ritroviamo tra una settimana, vedete in sovrimpressione i nostri indirizzi e potete contattarci quando volete. Arrivederci.
in collaborazione con